Io credo che una delle questioni più sentite dai cittadini, da noi tutti, è il rapporto con le banche, una questione antica che oggi viene riproposta e che trova l'interesse del Parlamento europeo, delle istituzioni comunitarie. La Commissione europea ha fatto una indagine e ha consegnato al Parlamento europeo questa indagine, nella quale in maniera particolare nel rapporto tra banche e clientela normale, quindi non si parla di piccole e medie imprese, vengono rilevate alcune criticità. Il Parlamento adesso dovrà elaborare una sua risoluzione che darà un indirizzo importante sul piano politico per definire delle soluzioni a questo tema. E il sottoscritto è stato incaricato dalla Commissione Economica e Monetaria di preparare questo rapporto. Io mi sto concentrando su 3 o 4 punti. Il primo punto è la mobilità nella scelta. C'è la possibilità che il cittadino abbia davvero massima informazione sulle varie offerte delle singole banche. E quindi noi stiamo pensando ad una sorta di motore di ricerca telematico, dove il cittadino possa verificare che cosa offre ogni singola banca e scegliere quindi consapevolmente. La seconda questione è relativa ai prospetti informativi. Noi tutti quanti che abbiamo un conto corrente riceviamo a casa ogni mese, ogni 2 mesi, una letterina dalla banca a quale troviamo un foglio con più fogli scritti con caratteri molto piccoli che riusciamo a stento a leggere. Allora dobbiamo prevedere un prospetto informativo standard, chiaro, leggibile, che si concentri soprattutto sui costi. La terza questione sono i prodotti legati. Ognuno di noi che apre il conto corrente, o quasi tutti, poi abbiamo anche l'assicurazione, abbiamo la domiciliazione di alcuni pagamenti, abbiamo la carta di credito, abbiamo il bancomat. Quando vogliamo cambiare il conto corrente ci ritroviamo ad avere problemi anche su questi servizi. Quindi noi vogliamo affermare la portabilità di questi servizi. E poi abbiamo anche il ruolo di alcune banche, in maniera particolare in Italia, ma anche in altri paesi, che hanno una tipologia diversa. Penso alle banche di credito cooperativo, sulle quali la Commissione europea eccepisce che disturberebbero e distorcerebbero